direi quasi determinante per il discorso playoff. Il primo tempo quella Lavagnese vi ha messo in difficoltà, nel secondo le esperienze e qualità sono venute fuori. Beh, ma la Lavagnese è una buona squadra, come ho già detto ieri, che gioca bene con concetti importanti da un buon allenatore, quindi era normale venire anche un po' a soffrire perché è una squadra che secondo me dal punto di vista tecnico della squadra, appunto, di ogni singolo giocatore non meritano questa classifica. Secondo tempo siamo stati, detto questo, però sì, loro ci hanno un po' spinto, qualche calcio piazzato importante, qualche pericolo, però per il secondo tempo credo anche dal punto di vista fisico ne abbiamo avuto abbastanza di più e siamo riusciti a fare la nostra gara. Sul finale un po' di tensione, nervosismo, cos'è successo? Perché vista lasciare la panchina incazzato, mi permetto di dire. Sì, io mi prendo la mia giornata, quelle che saranno, due, non lo so cosa scriveranno nel referto. Però io non manco mai di rispetto a nessuno e sentirmi offendere dal mio collega, da bimbi del 2000, questo no. Poi magari io sicuramente sono caduto eventualmente in questa provocazione, sì. Io mi prendo la mia squalifica con la massima serenità. Io 12 mesi fa lottavo per non retrocedere, ma non ho mai mancato di rispetto, e ero nervoso perché, cazzo, scusate il termine, stavo per retrocedere. Non ho mai mancato di rispetto al mio collega. E allora, parolacce, io non sono un pagliaccio. A me se mi dici pagliaccio un po' rosico, poi lo so che dentro al campo io devo tenere anche una certa calma, no? Però quando poi le offese anche da bimbi che del 2000, perché alcuni erano del 2000, mi mandano anche a quel paese, magari sì, ho sbagliato la provocazione, a subire la provocazione, però anche questo mi farà crescere come allenatore. Mister, hai avuto quelle risposte di cui parlavi ieri in conferenza? Sì. Dopo 5 minuti del primo tempo avevo già le risposte. Poi dopo, come dico sempre, la partita si può vincere, perdere, le partite vengono determinate anche dai classici episodi. Se ci avete fatto caso, i primi 5-6 minuti sono rimasto seduto in panchina, perché la squadra è entrata con la voglia giusta, con quello che dopo questa settimana intensa vissuta all'interno del Bascicalupo mi aspettavo. Quindi complimenti ai ragazzi, perché come dico sempre loro sono i protagonisti. Adesso devo essere bravo io a non fargli, tra virgolette, alzare troppo la cresta e continuare, perché domenica abbiamo un'altra difficile.